Mannheimer, poi ovviamente Malpezzi, che ha rivissuto un pezzo della sua storia, è una condanna quella del centro-sinistra di dividersi sempre alla fine. Mannheimer. Dipende. In fondo quella volta... Si è bloccato il professore? No. Le critiche da fare... Pronto? Sì, ogni tanto ti blocchi così, ti frizzi. Prego. Mi frizzo, lo faccio apposta per farmi vedere. Allora, io quella volta di Moretti c'erano sì delle differenze interne, ma non così forti come quelle oggi tra PD e 5 Stelle. Lì ci sono due elettorati che vogliono due cose diverse in politica estera, in politica interna per molti aspetti. Cioè ci sono... E poi... di stima, mentre l'elettorato del PD dichiara nella sua maggioranza che vorrebbe allearsi con i 5 Stelle, nella sua maggioranza quello dei 5 Stelle dichiara che non vuole allearsi col PD. Cioè ci sono delle differenze programmatiche di atteggiamento molto forti, poi magari dovranno andare assieme lo stesso, perché ci si allea anche tra diversi, anche nel centrodestra si alleano tra diversi per cercare di vincere le elezioni, ma quello che voglio dire è che tra l'elettorato del PD e 5 Stelle e quello del 5 Stelle ci sono motivazioni strutturalmente diverse. Ieri ho visto un sondaggio sulle motivazioni del voto. Quelli dei 5 Stelle sono, a torto o ragione, fissati sull'onestà. Per scegliere un candidato loro scelgono prima di tutto l'onestà. Quelli del PD insistono molto più sulla competenza e sulla... non che non dicano l'onestà, lo dicono anche loro, però troveremo conta molto anche la competenza, e la coerenza con le proprie idee. Quindi sono proprio elettorati diversi. Allora, sì, un secondo, Davide. Prego, Senaldi, poi voglio farvi vedere tutte le grane del centrodestra, Senaldi, guarda sì, qui. Sì, ma solo un secondo. Guarda qua, i guai giudiziari del centrodestra. Anche sulla coesione del centrodestra ci sarebbe molto da dire. Prego, sì. Anche sulla